Bentrovati o benvenuti in questo video se siete nuovi. Se siete interessati a questa tipologia o altre creazioni fai da te, mi raccomando date un'occhiata anche agli altri e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Bene, come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a realizzare le famosissime bath bombs, ossia le bombe effervescenti da bando. Io ho preso la ricetta da questo libretto che ho trovato acquistando del semplice bicarbonato di sodio, quindi capirete bene che il bicarbonato è uno degli ingredienti principali, ma dopodiché l'ho modificata un po' a mio piacimento. Perciò vi vado ad elencare gli altri ingredienti. Oltre al bicarbonato di sodio vi servirà dell'acido citrico. Questo acido, qui nel libretto c'era scritto, o meglio c'è scritto, che lo vendono in farmacia. Io in realtà ho girato due farmacie, una parafarmacia, un'erboristeria e un ferramenta. E non l'ho trovato da nessuna parte, perciò alla fine l'ho acquistato su Amazon. Vi lascio il link nell'info box. Non volevo acquistarlo inizialmente su internet perché solitamente lo vendono in grandi quantità. Invece, qua per la ricetta ne utilizzeremo uno o due cucchiai. Dopodiché vi servirà un olio o un burro. Qui nel libretto è consigliato il burro di cacao. Io oggi andrò a utilizzare dell'olio di cocco. Ma qui ho anche del burro di karité, quindi insomma è a vostra discrezione. Ovviamente dovreste farli un po' sciogliere a bagnomaria in maniera tale da utilizzarli fluidi. Per profumare poi le nostre bombe da bagno ci servirà un olio essenziale, anche qua siete voi a scegliere quale utilizzare. Poi per colorarle, questo è un passaggio facoltativo, tant'è che qua non è indicato. Però personalmente ve lo consiglio perché se volete fare una cosa più carina, volete colorare l'acqua o se state pensando di farle per regalarle, sicuramente è un passaggio raccomandabile. Per colorarle, dicevo, vi serviranno dei coloranti alimentari. Ora, qua vi devo dare un super consiglio, ossia non acquistateli su internet. Io ho fatto le mie ricerche, ho cercato in tantissimi siti e devo dirvi la verità, sono davvero cari. Risparmiate solo se prendete gli stock tipo da 10-20 pezzi, ma per il pochissimo che ve ne serve non ha senso. In più, se volete creare tantissimi colori, altro consiglio che vi do è quello di acquistarne 3 dei colori primari, quindi blu, rosso e giallo, in maniera tale da poterli mischiare e poi creare tutti gli altri colori, dal verde al viola, oppure utilizzando il rosso e mettendone poche gocce vedrete che uscirà rosa. Insomma, diciamo che questo è il mio consiglio per risparmiare. Per creare la forma avete tantissime opzioni, perché potete utilizzare quegli stampi a forma di palla che vendono solitamente nel periodo natalizio perché servono appunto a creare le palle di Natale, ma li trovate tutto l'anno tranquillamente su internet. In alternativa potete optare per qualcosa di più economico, ossia utilizzare delle formine che avete già in casa. Io ad esempio avevo già questi in silicone per creare i muffin. Ultimo passaggio, anche questo opzionale, è l'aggiunta di glitter. Mi raccomando, se decidete di aggiungerli, non esagerate con le quantità perché poi non vogliamo uscire fuori dalla vasca e sembrare delle strobosfere. Bene, a questo punto non mi resta che prendere la ciotola, il cucchiaio da usare come misurino e la forchetta per mischiare tutto. Cominciamo subito versando 2 cucchiai di bicarbonato. E 1 cucchiaio di acido citrico. A questo punto facciamo sciogliere l'olio di cocco e ne versiamo 2 cucchiai. Aggiungiamo 10 goccine dell'olio essenziale. Concludiamo col colore che vogliamo aggiungere. Adesso vado col rosso. Ne aggiungo una goccina e siamo pronti a mischiare.
Ovviamente questa è la quantità per una sola, di conseguenza aumentate le dosi in maniera esponenziale in base a quante ne volete creare. Non appena avrete ottenuto un impasto così granuloso, potete andare a riempire gli stampini. Mi raccomando, compattate bene. Bene, a questo punto non vi resta che metterli in frigorifero per 3 ore e poi saranno pronti. E se avete intenzione di regalarle, a me piace tantissimo l'idea di metterle all'interno di una scatola di cartone come quella che vedete in questa clip, a cui ho aggiunto anche della paglietta. Anche per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!